Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi mostro queste t-shirt graffiti, cioè pennarelli per le t-shirt, no? Per scrivere sulle t-shirt dai 6 anni in su, in vari colori. Si possono usare per camicie o maglie di cotone, per calzini di cotone, oppure per altre cose, ma in realtà è più per il cotone, quindi mi raccomando, usiamolo per questo e non per altro, non la lana soprattutto, anche perché il colore si disperde. Quindi sono 8 colori, molto colori diciamo un po' principali, quelli che usiamo di solito, e sono appunto nero, marrone, verde, blu, viola, rosso, arancione e giallo. Ora li scartiamo e li utilizziamo e vi faccio vedere la loro portata. Allora, la penna, vedete che è la punta è quadrata con a punta alla fine. Questo è proprio un giallo fosforescente quasi. Bello il colore. Ora dai, li proviamo così vi faccio vedere come funzionano sulle maglie. Prendiamo un pezzo di stoffa, di cotone ovviamente, e utilizziamo l'arancione. Ecco, allora bisogna fare attenzione perché bisogna tirare bene la maglia o quello che si usa, altrimenti vedete che il colore si disperde nelle pieghe della maglia. Quindi bisogna tirare molto molto bene, vedete? Sennò vengono questi pasticci che non sono molto belli da vedere. Il colore si disperde, quindi il tratto poi diventa brutto. Proviamo un po' tutti i colori, vediamo, vedete qui tiro molto la maglia e il colore rimane fisso. Il segreto è un po' tirare per non fare pieghe, in modo tale che il colore non diciamo non facciamo scarabocchi, ecco. Questo è il viola, guardiamo un po' tutte le tonalità. Bisogna ripassarci più volte, vedete, perché sono un po' chiari, subito se ci ripassiamo diventano un pochino più scuri. Il verde, tra l'altro è un verde molto bello, molto particolare. Mi raccomando, tiriamo la stoffa perché sennò davvero è inutile. C'è un po' di resistenza in orizzontale, in verticale invece va meglio. Ormai ci sono, li proviamo tutti, proviamo anche il nero. Vedete, in verticale andiamo sempre meglio, ma in orizzontale no, è più difficile. Sì, più difficile. È molto più facile sbagliare in orizzontale. Questo era il marrone. E poi abbiamo il blu. Niente, in orizzontale abbiamo capito che non possiamo usarli, o a meno che voi siete più bravi di me, perché davvero bisogna tirare molto molto bene. Molto molto bene, e possiamo realizzare tantissime t-shirt con tantissime scritte, disegni, quello che volete, no? Va molto, magari campeggi, si realizza la maglia del campeggio che ti rimane di quell'anno, insomma, molto, come idea molto carina. E ovviamente ci sono anche i colori apposta, i pennarelli apposta per creare tutte queste cose sulle vostre maglie di cotone. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia interessato anche la cosa. Se sì, lasciateci un like e iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati con tutte le nostre novità, perché ogni giorno mettiamo video sempre nuovi esperimenti, novità e quant'altro. O quantomeno ci proviamo, e speriamo di trovarvi sempre con noi. Quindi lasciateci un commento, anche se volete scriverci qualcosa a proposito dei colori, se sapete usarli un po' meglio di me. E noi ci vediamo alla prossima, come sempre, sempre qui. Vi aspetto, ciao!